Casa Pound all'Onate Pozzolo, voi non siete, non concorrete per l'elezione del sindaco, come mai siete qui all'Onate? Noi siamo qui come in altre centinaia di piazze in Italia a fare la nostra solita attività, che è quella di incontrare i cittadini, incontrare le persone, quindi avere l'occasione per far conoscere quello che facciamo e anche per comunque avere un confronto e soprattutto ascoltare i cittadini. C'è un indirizzo di voto che voi date ai vostri simpatizzanti? C'è qualcuno dei minestroni che sono in vista? No, no, noi non diamo nessun tipo di indicazione. Quindi voto libero o astensione? Assolutamente. Più astensione o più voto libero? Ma quello chiaramente non dipende da noi, nel senso ogni persona di Lonate sa benissimo cosa deve fare, chi votare o chi non votare. Invece a livello nazionale come vi posizionate con il nuovo governo che si sta formando? Leggendo alcuni punti del contratto di questo nuovo governo, sinceramente ho trovato anche una grande ispirazione al nostro programma politico e questo fa anche molto piacere. Ci sono delle cose che si possono condividere? Assolutamente sì. Ma ci saranno delle cose? Beh, voi qui non parteciperete, quindi... però in linea di massima potete condividere qualcosa che trovate nei programmi elettorali della Lonate? Vabbè, tutto quello che può portare a un miglioramento chiaramente della nostra nazione, noi ovviamente lo appoggiamo. C'è un comune commissariato con dei grandi problemi alle spalle tra infiltrazioni mafiose, corruzione e altre cose. Un vostro giudizio sulla situazione della Lonate? Non do nessun tipo di giudizio su questa situazione, anche perché la situazione è comune anche in altre zone d'Italia. E chiaramente la differenza la fa sempre il cittadino, quindi dipende sempre dal cittadino che deve capire che lui è sempre il protagonista del proprio comune, del proprio luogo in cui abita.